Si torna col topic numero uno. Fingerboard! Tutti ragazzi, come state? Bentornati da FedeFB94. Oggi, come avete visto dall'intro, si torna a parlare di fingerboard ed in particolare della serie sul finger skate park. Per chi non lo avesse visto, abbiamo costruito questa tavola come base per il finger skate park utilizzando una vecchia porta e delle lastre in PVC che sarebbero un pavimento. Se lo avete perso, ve lo lascio qui da qualche parte. Il risultato, come avevo detto all'epoca, secondo me è una bomba per fare da base e oggi cominceremo a costruirci qualcosa sopra. Qui con me ho delle rampe che avevo costruito agli albori del canale YouTube, i veri fan accaniti se lo ricorderanno. A proposito di fan accaniti, in questo video devo per forza salutare Fingerbender, perché sennò non smette più di rompermi i maroni. No, sto scherzando, io lo seguo, è una figata, è bravissimo, vi lascio il link del suo Instagram qui sotto in descrizione. Se volete andare a vedere qualche trick figo, andate a seguire pure il suo canale. Tornando a noi, non utilizzerò queste rampe nel finger skate park, ma queste rampe hanno una misura che secondo me è perfetta da fingare, quindi molto probabilmente verranno utilizzate come comparazione per andare a costruire quello che poi andremo a mettere qui sopra. Dai, sbrottiamo un po' e cominciamo il video vero e proprio. Allora, partiamo dai materiali. Per farmi le varie strutture utilizzerò questi pannelli che ho comprato dalle Leroy Merlin, che inspiegabilmente non sta sponsorizzando questo video, e sono dei pannelli in MDF, che è una specie di scarto del legno impastato, boh, con del cartone, non lo so. Comunque sono molto resistenti, ho preso questi piuttosto che il compensato perché al taglio reagiscono molto meglio. Il compensato, come erano fatte le altre due rampe che avete visto prima, tende a sbeccarsi molto facilmente e quindi gli angoli risultano sempre brutti. Questo materiale invece dovrebbe essere più facile da tagliare e quindi avere degli angoli più belli alla fine del taglio. Per quanto riguarda il costo, non mi ricordo precisamente quanto li ho pagati. Io penso che sulla ventina di euro me li sia portati a casa tutti e due. Saranno, boh, un metro per 40 centimetri. No, sono più di un metro questi. Questi saranno un metro... Ah, forse c'è scritto. Un metro e 20 per 40. Spessore 10 mm. Ci stanno. Vediamo che cosa cominciamo a farci. L'obiettivo del video di oggi è quello di andare a realizzare la parte che si trova alla mia sinistra dello skate park, quindi la parte esterna dello skate park. Per farlo mi sono fatto questo modellino 3D che vi sto facendo girare qui, in cui il rail sarà un pezzo di ferro che poi andremo a tagliarci, il resto sarà fatto con i pannelli che abbiamo visto prima. Questa è la mia idea, quindi adesso vediamo di farci un paio di disegni sopra e vediamo di cominciare a tagliare le varie cose, speriamo venga fuori qualcosa di figo. Disegno fatto, adesso montiamo la sega e si parte a tagliare. Basi finite, adesso le unisco insieme, gli do una ripassatina così hanno tutte la stessa forma e poi cominciamo a fare i piani sopra. Oh, bel materiale l'MDF, ma sporca un pochino. Pezzi tagliati. Allora, il taglio è andato bene. Come mi aspettavo, i bordi sono più netti, non ci sono screpolature o cose di questo genere qui. Adesso gli darò comunque una ripassata con della carta vetrata. Le basi le ho già incollate in modo da essere un po' più agile nel montaggio. Come vedete, questi qui sono svasati da entrambe le parti. Questa parte con la svasatura più aggressiva è la parte che andrà appoggiata sul tavolo, diciamo, sulla base dello skate park, mentre l'altra parte è stata tagliata a 90 gradi in modo che poi quello che ci andrà qui sopra arriverà a combaciare perfettamente. Per l'incollaggio sto utilizzando Gorilla Glue. È una colla per legno, boh, mi trovo abbastanza bene, tiene bello fisso. Uso sempre dello scotch di carta sui bordi esterni per evitare che poi nello schiacciarsi venga fuori e rovini, diciamo, in qualche modo la struttura, anche se poi penso che la vernicerò una volta finito il tutto. Ora devo ancora pensare bene alla questione colore.
Se avete qualche idea, magari lasciatemela qui sotto nei commenti, che così ci faccio una pensata. Andiamo ad incollare. Allora, tavole incollate. Adesso aspettiamo che si asciughino, non ci mette troppo questa colla, però vabbè, insomma, lasciamogli il tempo di tirare. Prepariamo la tavola che unirà le due rampe, i due kicker, e dobbiamo preparare anche il rail, quindi let's go. Siccome il paradigma del mio canale è riciclare tutto, ho trovato queste vecchie barre di metallo che arrivavano da una struttura, che sono perfette per fare da rail. Ovviamente andranno grattate e poi vediamo se verniciarle o no, perché se sotto il ferro è ancora buono eviterei di verniciarle per dargli un po', no, quel metallizzato che mi piace. Nel disegno che avevo fatto prima, nel progettino 3D che avevo fatto vedere prima, qui c'erano due piedistalli, ma in realtà questa barra qui è già abbastanza alta se la appoggio a terra, quindi penso che non andrò a fare quei piedistalli lì. È molto pesante, quindi non serve incollarla alla rampa, in modo da tenere il tutto molto modulare, che è la roba, diciamo, è l'idea generale che voglio tenere comunque nello skate park. Non incollare niente a questa tavola, ma fare delle cose pesanti. Poi vedremo anche come appesantisco le due rampe che ho fatto, i due kicker che ho fatto, in modo da avere la possibilità di spostare, cambiare e quant'altro. Beh, andiamo a grattare sta roba. Prima bisogna ovviamente tagliarlo, quindi setappatina di flessibile. Usare questo strumento mi fa sempre una paura boia, però... È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Giga guanti per noi e si vola. Levigazione finita, ragazzi. A me piace un casino questo effetto qua. Metallo grezzo, ma è liscio, non ha spigoli, è una bomba. Io lo metto su così. Adesso lo vado a riempire qui in mezzo, in modo da non far vedere la ruggine, perché dentro non lo riesco a pulire. E lo riempirò di calcestruzzo, ovviamente malta, così diventa pesantissimo, non si sposta più. Quindi questa sarà la posizione finale dei due kicker. Ora il rail è fatto, andrà messo qui, mi manca solo la lastra che congiunge, diciamo, le due parti superiori delle rampe, e poi io posso considerare il lavoro praticamente concluso. Andiamo a prendere le misure e a tagliare. Acqua Maniva, sponsor numero 1. Ok. Ragazzi, a dopo. Ci siamo! Rampa finita, ragazzi. Colla tirato, è venuta fuori bene, secondo me. Gli attacchi qui sotto sono belli smooth, anche qui non ci sono particolari gradini strani. Il rail mi fa impazzire. Questo gap qua mi fa urlare. E niente, ragazzi, rampetta finita, adesso la proviamo, mi raccomando, non perdetevi i trick alla fine del video, eh. Siamo alla fine anche di questo video, ragazzi, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Quando il video uscirà, io probabilmente sarò già a Londra, quindi se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, pubblicherò qualche storia, un po' di street photography, bla bla bla. Se il video vi è piaciuto, come sempre, un bel like e un'iscrizione al canale, che così mi aiutate a crescere. Da un impolveratissimo FedeFB94 è davvero tutto, al prossimo video! Your place on fire, let's get high.